Vorrei raccontarvi un brevissimo episodio che mi è capitato molti anni fa e che mi ha cambiato la vita. Siamo alla metà degli anni Ottanta, io sono all'inizio della mia carriera e decido che a tutti i costi devo conoscere Bruno Munari. Così un bel giorno prendo il coraggio a due mani, entro in una cabina telefonica in Corso Venezia, angolo via Marina, è un bellissimo pomeriggio d'estate, prendo l'elenco telefonico, cerco Munari Bruno, lo trovo, compongo il numero, mi risponde questa vocina nasale e io timidamente mi presento. Dico: sono un giovane grafico, avrei grande piacere di poterla incontrare, di venire a conoscerla nel suo studio se fosse possibile. E lui mi disse: sì, va bene, venga la prossima settimana, venga mercoledì alle ore 17. Benissimo, io mi presentai molto diligentemente col mio portfolio sotto braccio, entrai in questo spazio meraviglioso, pieno di opere, di oggetti. Lui mi fece accomodare in un piccolo spazio dove c'erano dei mobili per bambini, ci sedemmo su delle seggioline piccolissime, ci trovammo immediatamente allo stesso livello di sguardo e io mostrai i miei lavori e lui li guardò con grande attenzione e li commentò molto cortesemente. Dopodiché, allo stesso modo, lui prese un portfolio che evidentemente aveva preparato prima e mi fece vedere i suoi lavori di grafico, i lavori che riguardano la prima fase della sua vita. E mi raccontò di quel periodo, mi raccontò delle sue esperienze, del suo lavoro, dei suoi progetti, del fatto che a quel tempo avesse un socio, di come si lavorava, soprattutto nel campo dell'editoria. Si trattava di lavori per lo più realizzati a collage, tutti lavori che ovviamente chi si occupa di design della comunicazione oggi conosce perfettamente. Beh, è stato un episodio davvero straordinario, un momento bellissimo, un'ora, credo un'ora abbondante, in compagnia di Munari. E qual è la cosa che mi ha colpito di più, che mi ha toccato di più? È la generosità di questa relazione, la generosità della relazione e la disponibilità. La disponibilità e l'ascolto. E poche altre volte nella vita ho avuto occasione di sperimentare questo tipo di incontro, forse l'unica volta e l'unico episodio analogo è avvenuto con Bob Nordam molti anni dopo. Con Munari poi ci fu l'occasione di rivedersi quando io lo cercai nuovamente, ma molti anni dopo, una decina d'anni dopo, siamo alla fine degli anni 90, quando con un gruppo di amiche costituì quello che poi diventerà il Museo dei Bambini, il MUBA di Milano, e perché volevo assolutamente che Munari fosse al nostro fianco nella prima fase del progetto e nell'atto fondativo di questa esperienza, cosa che lui fece con grande generosità anche in questo caso. Dunque, cosa posso dire? Intanto vi faccio vedere il regalo che mi fece quando uscì dal suo studio, un augurio, con tanti auguri. E poi, in conclusione di tutta questa storiella, cosa vorrei dire? Non vorrei dire che c'è una morale, vorrei dire che c'è una piccola conclusione, e qual è? È che forse nella vita dobbiamo andare a cercare i nostri maestri, senza paura di prenderci delle porte in faccia, perché in fondo la cosa peggiore che può succedere è che ci dicano di no. Io ho avuto la grande fortuna che Bruno Munari mi dicesse di sì. Ciao a tutti.